felice lunedì e felice settimana a tutti. Inizia ora una nuova puntata di G-Day. Oggi parleremo di accoglienza e immigrazione. Alle mie spalle vedete Maroni, anzi in realtà vedete due Maroni, perché in realtà su questo tema negli anni il piccolo Bobo ha cambiato idea. Tra poco scopriremo la nostra gran domanda di oggi, ma intanto voglio subito scoprire che c'è in frigo questa sera per me. Nel frigo di Roma, direttamente per noi, Emanuele Filiberto. Benvenuto. Grazie, grazie. Grazie, grazie a te per aver accettato di finire in un frigo. Vado subito a leggerti la tua biografia racchiusa in un post-it, caro Emanuele. Post-it è ancora molto. Infatti, guarda, in realtà non hai neanche scritto tutto. Penso, è la prima volta, vedi, che un post-it è più che sufficiente, anzi quasi metà. Ma vado a condividerla con te. Emanuele Umberto Reza Ciro René Maria Filiberto di Savoia, 36 anni, erede di casa Savoia. Se in Italia no, ci fosse... come 36? Quanti ne hai? 38. È una biografia non aggiornata. Se in Italia ci fosse ancora la monarchia, oggi sarebbe imperatore di Libia e quindi catastrofe si aggiungerebbe a catastrofe. Lo sa, ride, quindi lo sa. Ballerino provetto, simpatico intrattenitore, amabile conversatore. Ma quando mai? Sono solo tre delle definizioni che ma nessuno... Ma chi l'ha scritto? Te? No, l'ha scritto una persona di cui non diremo il nome né il cognome. Sono solo tre delle definizioni che nessuno ha mai dato di lui. Ha fatto la pubblicità... per questo. Come, scusa? Non mi riconoscevo. Ma guarda, vedi che allora sei un po' consapevole. Ha fatto la pubblicità dei sottaceti, ma ha smesso perché il pubblico faticava a distinguerlo dai cetriolini. Caro Emanuele, tu segui sempre il nostro programma, immagino. Non rispondere, lasciami nel dubbio. No, tutti i giorni. Che vita veramente avvincente che devi avere se ci guardi ogni giorno. Allora, Emanuele Filiberto, come sicuramente sai, adesso è arrivato il momento dei nostri titoli di oggi, che come sicuramente sai, a questo punto sono tratti dai pensieri delle persone per strada. I vostri titoli. Pare che il nocciolo si sia fuso. Pare che il nocciolo si sia fuso. Finalmente Berlusconi è andata al tribunale. Finalmente Berlusconi è andata al tribunale. Andremo in piazza come sempre, perché non possiamo dare la vinta a questi governanti che non sanno governarci. Andremo in piazza come sempre, perché non possiamo dargli la vinta a questi governanti che non sanno governarci. In Libia non è una missione di pace, ma è una missione di petrolio. In Libia non è una missione di pace, ma è una missione di petrolio. La vita lassù non è controllata e c'è troppo sbando. La vita quassù non è controllata e c'è troppo sbando. Credo che anche qua giù ci sia un po' troppo sbando. Caro Emanuele, quale di questi titoli ha colpito la tua mente? L'ultimo, perché sono sul tuo programma. E quindi sei allo sbando o sei lassù? Sono allo sbando completo. Ma guarda, eri già avanti con i lavori prima di venire ospite nel mio programma. Te lo posso garantire. Grazie. Che sagoma. Allora, caro Emanuele, continuando insomma nel proporti i miei arredi, ma non soltanto i miei arredi, anche i miei corredi intellettuali, ti presento il mio nuovo stagista di oggi. Si chiama, sicuramente lo sai, Matteo Bordone, un giornalista. Buonasera. Benvenuto. Conduttore Buonasera. Radiofonico, già noto al pubblico di La 7, perché è stato insomma ospite Daria Bignardi copiosamente. Sappi che vieni dopo un runner e dopo un cinese, sono sicura che non potrai che stupirmi. Matteo, qualunque benvenuto. Cosa sia un runner, ti stupirò. Allora, datti subito da fare, dici oggi qual è il tema della giornata. Allora, il tema del giorno è l'immigrazione, la crisi, l'emergenza di Lampedusa e in particolare una dichiarazione del ministro degli interni Roberto Maroni che avverte le regioni, quasi ammonisce, accoglieteli o agiremo d'imperio. Maroni ha ragione, perché Lampedusa è pienone come a Ferragosto, sono in difficoltà i residenti, sono in difficoltà i profughi. E voi allora, quando guardate le immagini in TV, io sono sicura che vi commuovete. Ma cosa fareste per aiutarli? Cosa fareste davvero? Voi che avete difficoltà a ospitare vostra suocera la domenica a pranzo, voi che vi siete commossi guardando E.T., un extraterrestre sì, un extracomunitario no? Sotto sotto, noi italiani siamo veramente un popolo accogliente? Rifletteteci, perché è quello che vi chiediamo oggi nella nostra gran domanda. Maroni vuole dividere i profughi tra le 20 regioni italiane. Lei è d'accordo o è d'accordo solo per le altre 19? Due le opzioni e per rispondere che va subito a enuclearci il nostro Matteo. Enucleo. Allora, per votare dividiamoceli,
ovvero li dividiamo per tutte le regioni, compresa la mia, di me che voto, mandate un sms col numero 1 al 478-4782. Invece per votare divideteveli, cioè tutte le regioni ma non la mia, mandate un sms col numero 2, sempre al 478-4782. Ma guarda, mi sembra di capire che insomma Maroni su questo tema non si sia sempre espresso in questo modo, no? È perché l'immigrazione rispetto alle elezioni e ai voti funziona e quindi viene giostrata allora, nel 2009. Insomma, in qualche modo aiutami a capire la situazione, perché mi sembra che Maroni nel passato parlasse in modo diverso. 2009, abbiamo 2009, dichiarazione molto lapidaria e semplice, facilmente comprensibile nel tono e nel contenuto. Saremo cattivi coi clandestini, basta bontà. E mi sembra un bel voltagabbana che mi ha fatto il nostro Roberto, scusa. Non è l'unico, abbiamo Franco Frattini, ministro degli esteri, che è anche più fantasioso e ci lascia anche un pochino di spazio libero, possiamo scegliere, diamo ai profughi 2.000 o 2.500 dollari se vogliono rimpatriare. Guarda, io a Frattini gli darei 50 euro perché torni a fare il maestro di sci di tasca mia, li metterei proprio io, poi altre... Bossi, ministro delle riforme, laconico. Ai profughi non darei niente, li caricherei e li porterei indietro. Cioè guida lui? Li trovano alle Canarie tra un mese. Non poi... è finito da Lecco il ministro Michela Vittoria Brambilla, do l'ultimatum alla Tunisia, basta sbarchi in Italia. Ma non è il ministro del turismo, lo sapevi questo? Ma scusami, no, ognuno dice quello che vuole, a questo punto ci tengo a sapere l'opinione della gran domanda anche del nostro Emanuele Filiberto. Ma io sarei per la risposta A. Ah, non c'era, era 1 e 2 si chiamano. Beh, la 1, scusa. 1, quindi 1 per favore, Matteo, ricorda. Quindi prendiamoli, aiutiamoli e... Con 2.000 o 2.500 dollari. Allora, no, come? Ah. Non per i soldi. Ah, no. No, sulle 20 regioni. Sulle 20, ah, sono la 1 della domanda. Sono 20 le regioni. Ah, sì, che cosa mi hai chiesto? Devi stare molto calmo innanzitutto, guarda, Emanuele barra Filiberto. Comunque, allora, tu voti per l'opzione numero 1. Insomma, adesso invece da casa dimenate i vostri polpastrelli ed esprimetevi, perché questa volta ci tengo veramente. Visto che Matteo ci ha esposto questa situazione nel governo, diciamo, un po' contraddittoria e frammentaria, e visto che ci tengo a sapere come la pensate voi, componete questo numero di telefono. 8 8 8 90 60 90. E dateci una mano veramente alla Lega, che ne ha un gran bisogno di trovare un po' di unitarietà. Trovate delle scuse originali però che la Lega possa utilizzare, per cui è meglio che insomma i clandestini non vengano nella vostra regione. Vediamo chi c'è in linea. Mi sembra che ci sia Fabrizio da Milano. Ciao. Ciao Fabrizio da Milano, come stai? Ciao Geppi, sono stanco, ho scritto tutto il giorno la tesi. La tesi tua? Sì, la tesi mia, di laurea. In cosa ti stai laureando? In scienze per operatori dei servizi giuridici. Da quelle che non si capiscono bene, sì, cose, esatto. Cioè, mi hai confuso, più che convinta, diciamo. Quando ti lauri, Fabrizio da Milano? A luglio forse, speriamo, dai. Speriamo, bene. Allora, caro Fabrizio, ti do 7 secondi per trovare una scusa assurda per non accogliere i clandestini nella tua regione, che è la Lombardia. Vai, Fabrizio. Potrebbero dire che si ritroverebbero il Trota come consigliere regionale, a loro rischio e pericolo. Ma guarda, Fabrizio, mi sa che qua hai messo d'accordo, diciamo, un po'... Ah, guarda, ride anche Emanuele Filiberto. Sei d'accordo, Emanuele? Filiberto? Ma è una bella scusa, sì. Tu ne hai usato molte di scuse nella tua vita? Abbastanza. Ecco, sta sul vago, quindi alla coscienza. Non ho trovato una per non venire oggi? Lo so, guarda, stavo per rispondere nello stesso modo. Vediamo cosa dice invece Giuseppe da Trento. Pronto, Giuseppe? Ciao, grazioso Geppi. Ciao, grazioso Giuseppe da Trento. Come stai? Quanti anni hai? Cosa fai? Allora, cosa faccio adesso? Niente, mi sto rilassando un attimo. Un attimo, e adesso? Pure. Due attimi. Andrai incontro alla cena, immagino, a quest'ora? Ma certo, dopo aver visto te, è ovvio. Cioè, no, dopo aver visto Mentana, andrai incontro alla cena. Quindi, risata isterica ingiustificata di Giuseppe da Trento. Esatto. Giuseppe da Trento, quanti anni hai, scusa? Allora, vado per i 56, va, facciamo così. Ah, va bene, comunque non si sarebbe mai detto. Allora, Giuseppe da Trento, dimmi in 7 secondi una scusa per non far arrivare gli immigrati nella tua regione, una scusa valida che la Lega possa utilizzare. Vai in 7 secondi. Allora, dal momento che lavoro nel settore sanitario, facciamo prevenzione sanitaria. Noi mangiamo molto speck, quindi no speck, no colesterolo che...
Bene, insomma, lo spec usato come scusa non si era mai sentito nella storia, diciamo, del Trentino. Comunque la terremo da conto, questa scusa la mettiamo nell'elenco e sentiamo invece cosa da dire per la Toscana Paolo da Firenze. Pronto Paolo? Pronto? Buonasera Getti, complimenti per la trasmissione. Sì, guarda, detto con questo tono sei veramente convincente. veramente. Paolo, stai bene? Sì, benissimo. Benissimo, figurami quando stai male che tono hai. Paolo, cosa ti stai dedicando in questo istante? In questo istante così mi do un'occhiata alla TV, aspetto la cena, sta bollendo l'acqua. Aspetti la cena, quindi vuol dire che te la servono? No, aspetto di farmi la cena. Niente, tutti ridono in maniera scomposta. Te la fai da solo la cena, cosa cenerai? Sono solo, stasera... Me la cavo abbastanza bene. Se la cava bene. E allora, a nome della tua regione, estrapolaci in 7 secondi la scusa per non far venire gli immigrati in Toscana. Vai Paolo da Firenze. Una ragione umanitaria. Le buche delle strade toscane ricorderebbero dolorosamente i crateri e le esplosioni di Tripoli. Bene, andiamo proprio sul suburbano medio, quindi a questo punto insomma, abbiamo tre scuse per tre regioni, le regioni sono tante, ma vorrei sapere da Emanuele Filiberto invece qual è una regione, quando tu finalmente sei riuscito ad arrivare in Italia, finalmente un avverbio come altri che mi tocca utilizzare, qual è la regione che ti ha accolto meglio? Ma la Sardegna, lo sai bene. Non lo sapevo veramente. Ma spiegamelo, spiegamelo. Cosa hanno, cioè, come mai, cosa hanno fatto per farti sentire a tuo agio? Ma cosa hanno fatto? Niente di speciale, però devo dire che sono sempre molto felice di andare lì, sono sempre molto ben accolto, si mangia da Dio e ecco, regione favolosa. Altre regioni invece in cui ti sei trovato bene? In Piemonte. Dove già eri avanti? In Lombardia, in Lazio, in Umbria dove ho una casa. No, mi trovo bene in tutta Italia. Ecco, Campania, Puglia. Sì, infatti ti si trova in tutte le regioni così, così a tradimento. Poi adesso con la TV digitale mi si può vedere anche in tutte le regioni. E questa sì che è una gran fortuna della televisione digitale che ringraziamo di avere. Qualche lato negativo ogni cosa ce l'ha. Adesso insomma abbiamo un sito, noi caro Emanuele, che Matteo andrà insomma a descriverci sì. Nei suoi estremi. gday.la7.it è il sito. Su Facebook abbiamo fatto delle domande, abbiamo chiesto agli utenti di Facebook, che sono una versione un po' imbecille degli italiani, perché per colpa di Facebook, cioè tutti noi, anche Einstein fosse vivo, sembrerebbe un mezzo pirla se fosse su Facebook. Mi avete mai sentito parlare così di quelli che frequentano il nostro no, sito? No, ma è così, ma tutti, è una questione fisiologica di Facebook. Hanno risposto così alla domanda chi accoglieresti in casa tanto tanto volentieri e sì. Perché. Così. Ah, voglio sapere chi. Palmerino dice Gasparri, un giorno intero a fargli lo schiaffo del soldato. Regis Caprio infila un elenco notevole. Berlusconi, Lupi, La Russa, Calderoli, Il Trota, Santanchè, Scaiola, Meloni, Gasparri, Scilipoti. Ma non dice niente, quindi te li vedi lì in cucina, in piedi. In piedi, perché una cucina così grande sono. Poi qualcuno dice Borghezio, appena entrato al grido di padroni a casa nostra gliene darei tante, ma tante. Corrado anticipa i tempi, dice un elettricista, un idraulico, un imbianchino. Che fanno sempre un gran comodo, guardi, signora mia. Basta dare tempo agli immigrati, si dopo lavorano. Marco Pannella dice così saltiamo i pasti insieme. No, Massimo Bozza dice Marco Pannella, così saltiamo i pasti insieme e sono in linea per la prova costume. Più di devo così dire che non Marco hanno... Pannella a scrivere sulla mia pagina Facebook del mio programma proprio non me lo immaginavo. Comunque, visto che si parla di altri, di ospitalità, e visto che gli altri siamo noi, come diceva Umberto Tozzi, tenendo conto che tutti stiamo stranieri agli occhi di qualcun altro, ci siamo chiesti come vedono gli stranieri gli altri stranieri. Chiediamola ai nostri cinesoni. Io ho visto televisione, come si fa? C'è tanti popolino. Situazione molto complicata perché in Italia è fatta cristiani, non la può non ricevere. Comunque sono gente che ha bisogno d'aiuto perché magari nei loro paesi c'è la guerra, c'è la povertà e allora cercano fortuna magari in altri posti. Alcuni si potrebbero comunque lasciare in Italia, altri non so, per aiutarli spedirli non so in altri paesi dell'Europa. C'è una bacca piena di gente, poverino. Poverino Italia, poverino Italia.
si chiude con questo, diciamo, tono un po' amarognolo dei nostri cinesoni. Poverina l'Italia, poverina l'Italia. Hai visto, Emanuele Filiberto? Ci tenevi tanto, ma i nostri cinesoni dicono poverina l'Italia. Ho sentito, che ti devo dire? Sono allora, felice di esserci, il no? Televoto. Ringrazio la mia amica Maraia De Filippi, insomma, che ha chiuso il televoto, quindi ormai i giochi sono fatti, tra poco scopriremo che tipo, insomma, come si sono espressi sulla nostra gran domanda agli italiani. Adesso è arrivato il momento che tutti aspettavamo, cioè il momento in cui tu, Emanuele Filiberto, proponi il tuo libro da regalare ai vostri amici se volete litigarci. Io ti do 7 secondi per promuovere il tuo libro. Vai, Emanuele Filiberto, il titolo è Mi fai stare bene. Vai, Emanuele. Mi fai stare bene è una bellissima storia d'amore. Poi ci sono, dice, c'è una storia di un giovane ragazzo con tanti risvolti, con... Purtroppo sono 27 Finito? Secondi. Sì, sono 27 secondi, però l'abbiamo mostrato. Fallo vedere ancora tu, lo faccio vedere anch'io. Nell'edizione uscita qua a Milano, con la fascetta non contiene... Ma cosa c'hai sopra te? È la fascetta che c'è nell'edizione qua a Milano, non contiene congiuntivi. Fai vedere? Ma questo niente. È vero, lo sai che mi hanno spiegato di non usare i congiuntivi ma bensì solo il presente. Ma che così cosa, almeno ma come non faccio più errori. Ma cosa, mi sembra un po' troppo facile come scamotaggio per far capire che non si parla l'italiano correttamente. Nel frattempo il dato è tratto, quindi insomma la nostra gran domanda ha un risultato ufficiale che Matteo gli è stato consegnato tra le mani, quindi andrà a condividere con noi. Vai Matteo. Maroni vuole dividere i profughi tra le 20 regioni italiane. Lei è d'accordo o è d'accordo solo per le altre 19? Dividiamoceli, cioè sì, tra le 20 55%, divideteveli 45%. Insomma, siamo un po' più generosi che no, però insomma il 55% è disposto, insomma, a dare una mano agli immigrati. Hai visto, Emanuele, come la pensi tu? Ne vuoi una, qualcuno a Ginevra? Non abbastanza. Tu abiti a Ginevra, giusto? Io abito a Parigi. A Parigi. Vedo che le tue note sono veramente molto curate. Lo so, sono ferma a Wikipedia di 2 anni fa. Però guarda, io non so che... Complimenti. Ti ringrazio, guarda, fatti da te hanno un valore del multiplo. Guarda, visto che non so cosa farai questa settimana, ma certamente quando inizia la bella stagione, sapere il clima è una cosa importante prima di uscire di casa. Noi qua il meteo ce l'abbiamo, è un meteo popolare. Previsioni del tempo qua le fate voi. Che tempo che vuoi. Sera, vacanze fai da te, no meteo G-Day, ai 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 ai! A Bella in provincia di Potenza sarà freschino. A Bari è in arrivo la bella stagione. Centro-sud, sole. Centro-nord, sole. Centro-est, sole. Bella al nord e brutta al sud. Al nord venti deboli, al sud un po' più forti, medi diciamo, per colpa del mare. Ehi, quanto vento! Ideale per amici della vela e parrucchieri. Allora, quindi, ti sarei fatto anche un'idea, grazie al nostro programma, anche delle previsioni del tempo, sì. Caro Emanuele? Sì, 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 sono contento. Sono felice di sapere tutto questo. Lo so, ma guarda, ti ringrazio. Allora, ti ringrazio per essere stato qua con noi. No, grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo per il tuo libro, per la tua vita, per i tuoi numerosi programmi. So che insomma sicuramente ci delizierai da qualche parte presto, temo di sì. Ma mai come ci delizi te, dunque. Ma lo so, ma siamo in buona compagnia. Ringrazio Matteo Bordone, ringrazio voi a casa. Fra poco il TG di Mentana, a domani con G-Day.